Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, ho voluto fare questo esperimento. Sono andata su eBay alla ricerca di prodotti fake, quindi Chanel, Saint Laurent, Gucci, tutto però fake, ed ho voluto acquistare alcune di queste cose per vedere che cosa effettivamente mi sarebbe arrivato a casa. Molto spesso, allora, su eBay non si sa mai che cosa si va a comprare fino a quando ti arriva a casa, almeno questa è la sensazione che ho io, e quindi molto spesso vediamo magari borsette o accessori di lusso che però sembrano troppo economici per essere veri, e oggi testeremo appunto per vedere se quei prodotti di lusso che si trovano su eBay ma sembrano troppo economici per essere veri sono effettivamente fake oppure no. Prima cosina che ho acquistato, ragazzi, è di Gucci e viene in questa box, mi è arrivata in questa box dove il logo di Gucci, diciamo che è abbastanza simile al vecchio packaging che aveva Gucci qualche anno fa, non credo abbiano più queste scatole marrone, adesso ci sono quelle nere e bianche, il logo anche è molto simile a quello che era qualche anno fa, anche se un po' spostato forse verso la sinistra, non so se esattamente al centro, diciamo che comunque ricorda moltissimo le box originali di Gucci, però di qualche anno fa, adesso sono completamente diverse. Mi è arrivata, devo dire, però un po' rovinata sugli angoli e parecchio rovinata sugli angoli, ma andiamo ad aprirla e vedere che cosa c'è al suo interno. Eccola qua, ragazzi, la borsa che ho ordinato è una borsa ed è appunto la Dionysus. È molto difficile riuscire a capire la grandezza quando acquisti su eBay, quindi mi aspettavo che fosse un pochino più grande. Arriva con questo sacchettino nylon con delle scritte, suppongo in cinese, non sono sicura. Sì, beh, stranamente, devo dire, io avevo ordinato un'altra borsa, quindi mi è arrivata questa, all'interno verde, ok? È il modello Dionysus, o comunque la copia del modello Dionysus. C'è anche la catenina, che è simile ma più piccolina rispetto alla borsa originale, e questo è, in realtà non ne sono certa che la catena sia più sottile rispetto alla borsa originale, perché la borsa originale più grande ha la catena più grossa, però la borsa più piccolina so che ha una catena più sottile. Io ho qui il modello originale di Gucci della Dionysus, questa è assolutamente autentica, e speravo che la borsa ordinata fosse grande quanto questa, ma mi sono ovviamente sbagliata riguardo alle misure, o hanno sbagliato loro, non ne sono certa. Ha una puzza alquanto dubbia, cioè non è piacevole, puzza un pochino questa borsetta, non l'esterno ma l'interno puzza decisamente, questa parte in velluto ha un odore non proprio piacevole, almeno dall'esterno mi sembra originale, pur non conoscendo questo modello piccolino, ma se devo compararla alla Gucci originale, ragazzi, devo dire che al tatto sembra veramente autentica. La catena su quella originale ovviamente è più grande, ma anche la borsa è più grande, quindi può essere che le borsettine piccoline abbiano questa catenina. Anche il logo, devo dire, mi sembra molto molto, qui ce n'è un'altra di, le ho preparate, Gucci originale Dionysus, questo ovviamente ha un colore diverso, un pochino più piccolina rispetto all'altra. Vediamo il logo, è molto molto simile, soltanto più piccolino, e anche la forma è molto molto simile, soltanto più piccolina. Quindi, ragazzi, secondo me in realtà questa borsa non è niente male se volete un modello simil Gucci senza spendere un sacco di soldi. Ad esempio, questa borsa dovrebbe costare sui 1.700 euro, mentre questa l'ho pagata 20, quindi bella differenza per una borsa che è comunque molto molto simile. Quindi, se non volete appunto spendere tutti i soldi per una Gucci originale, secondo me questa è un'ottima scelta, sembra molto ben fatta, e quindi direi che le diamo un pollice in su. Altra cosina che ho ordinato, ragazzi, è un dupe di Saint Laurent. Devo dire che la box è molto convincente, sembra veramente il logo YSL con la scritta del nome per intero. Andiamo ad aprirla e vediamo che cosa c'è all'interno. Sono rimasta molto colpita, devo dire, dalla scatola, e non è nemmeno rovinata come l'altra. Allora, ragazzi, qui sono super stupita perché addirittura mi hanno spedito, non ci posso credere, non so nemmeno se sia originale e l'abbiano fregata da qualche parte o meno,
Fatto sta che mi hanno spedito anche la busta di carta e all'interno della nostra box c'è questa pochette. Addirittura c'è la dust bag, ragazzi. È decisamente diversa dalla dust bag originale, anche il logo si vede che è un po' diverso, ma insomma chi se ne frega. E andiamo a vedere invece la pochette in sé. Allora, qui dovrebbe esserci una specie di nastrino per andare ad usarla, ed effettivamente era all'interno, ragazzi. Wow, andiamo a confrontarla subito con la borsa originale che ho io di Saint Laurent. Allora, numero uno, la box è diversa rispetto a quella che mi hanno spedito loro, che come logo ricorda un più il YSL dei trucchi, quindi la linea di make up. Questa invece è la box originale per quanto riguarda le pochette e gli accessori, appunto è nera solo con la scritta Saint Laurent. E poi all'interno la pochette originale, ogni tanto aggiungo doppia a caso, la pochette originale si presenta così. Cioè, vabbè, ovviamente la card con tutti, con il bigliettino eccetera eccetera di autenticità, e questa è la dust bag originale, vediamo, anche questa tutta nera solo con la scritta Saint Laurent, quindi è diversa da quella che abbiamo, da quella che ci è arrivata. Ma andiamo a confrontare le due pochette. Devo dire, sono molto molto simili, una è più piccolina e questa è leggermente più grande, sono due misure diverse. Questa è quella originale, questa è quella non originale, ragazzi, mi sento di dovervelo ribadire perché sono veramente molto belle entrambe. Allora, una cosa che riesco a vedere, allora, al tatto quella originale è sicuramente molto più liscia, questa è un pochino più martellata come pelle, e devo dire che anche il logo è un pochino diverso, perché questo è completamente liscio, questo invece ha come dei pallini sul logo ed è un pochino più, diciamo, forse chiaro rispetto a quello originale, ma sono talmente simili, ragazzi, che ho difficoltà veramente, avrei difficoltà a dire qual è quella originale e qual è quella falsa. Anche addirittura la zip è molto molto simile, anche il cosetto della zip sono uguali, solo che su quello Saint Laurent c'è lo stemma Saint Laurent, su quello fake invece non ci posso credere, c'è scritto Saint Laurent anche qui, pari. Vediamo un attimino all'interno. Ok, qui si è un po' girata, diciamo, questa. Ok, ce l'ho fatta. Anche all'interno, ragazzi, sono estremamente estremamente simili, addirittura simili. Addirittura quella fake ha l'etichetta all'interno con la scritta Saint Laurent, proprio come quella originale, che ha la stessa identica etichetta. Anche all'interno sono molto molto simili, sempre di colore nero con gli slot per le carte di credito eccetera. Quella fake ha la zip all'interno, quella originale invece no, ha solo una tasca, ma può essere che il modello più grande di quella originale effettivamente abbia la zip anche all'interno. Questa, devo dire, è davvero molto molto ben fatta, ragazzi. Il prezzo di questa pochette originale mi sa che si aggira sui 400 euro. Questa l'ho pagata 13, quindi vi dico solo questo, un bel risparmio sicuramente, se non mi interessa avere il brand effettivamente, ma volete solo un po' il vibe, secondo me questa non è affatto male, ragazzi, ma proprio per tutto il pack che mi è arrivata c'è addirittura la borsa in carta, quindi secondo me per appunto quello che l'ho pagata, ragazzi, è fenomenale, sicuramente dà il vibe Saint Laurent pur non essendo Saint Laurent. Devo dire che mi hanno stupito, allora, fino adesso le cosine che ho visto sono molto meglio di quello che mi aspettavo, ragazzi, devo dire, sicuramente non erano originali, però sono molto molto ben fatti questi dupe. Altra cosina che ho preso, anche questa di Gucci, è questa felpa, mi è arrivata in questo sacchetto di nylon, ah no, è una busta, e si apre così, e andiamo a vedere all'interno. Allora, ragazzi, io non ho questa felpa originale, ho la t-shirt originale che è comunque molto simile, è molto morbida al tatto e sembra anche molto confortevole, se devo appunto parlare del materiale, non credo sia cotone, mi sa molto di fibra sintetica, però
credo sia comunque molto comoda, appunto perché è molto soffice. Anche il logo tutto sommato è molto simile all'originale, anche se questo credo sia un pochino più plastificato rispetto all'originale, nel senso che credo si veda un pochino di più che è una stampa, mentre quello originale secondo me è fatto un attimino meglio. Ok, questo non ha odore, quindi è positiva come cosa. Il prezzo di questa, ragazzi, si aggira sui 1000 euro, io l'ho pagata 17 euro, quindi per farvi capire il risparmio è una cosa pazzesca. Anche qui, se volete un po' il vibe di Gucci ma non volete spendere così tanti soldi, sicuramente può essere un'alternativa. Questa voglio usarla in un video che vedrete prossimamente. E poi ultima cosa che ho ordinato, ragazzi, e di questa sono super super sorpresa, è una Chanel. Naturalmente non potevo non prendere una Chanel. Adesso la vediamo assieme, ragazzi, e vi posso dire la verità, è stupenda. Io ci sono rimasta quando mi è arrivata, ho sbirciato quando mi è arrivata, ragazzi, perché è meravigliosa. A parte che il colore è molto molto bello, questo rosa pastello, è fatta anche molto bene perché tutte le cuciture sono perfette, non ci sono assolutamente fili eccetera che avanzano. L'unico problema è che mi è arrivata con queste macchie nere che si vedono qui a lato, spero si riescano a vedere, sì, si riescono a vedere anche in videocamera, quindi mi è arrivata macchiata. Se non fosse per questo piccolo piccolo questa piccola pecca, ragazzi, la borsa è stupenda, guardatela anche dietro. C'è la tasca che è un pochino più spessa rispetto alle tasche delle borse Chanel tipiche, ma ragazzi è un dettaglio veramente minimo. Anche sotto è veramente ben fatta e ai lati stesso discorso. Anche il logo è molto simile a quello di una Chanel originale. Andiamo ad aprirlo e vediamo com'è all'interno. Allora, qui si presenta molto morbida e un pochino i segni ci sono, quindi sicuramente è stata molto maneggiata. Anche qui il logo però l'hanno fatto molto simile, c'è addirittura scritto anche qui Chanel Paris. All'interno la borsa teoricamente, beh, è molto simile, ragazzi, il logo è stato fatto benissimo e l'interno è anche, sembra piuttosto rigido e ben fatto. Qui ci sono ancora i pezzettini di plastica della borsa, quindi insomma è anche stata, diciamo tra virgolette, sigillata e chiusa bene perché ci hanno messo tutti i sigilli. E questa, ragazzi, tra tutte le cosine fake che abbiamo ordinato oggi è assolutamente la mia preferita perché è stupenda. Adesso andiamo a confrontarla con una Chanel originale, che è quella che ho io. Questa è una Chanel originale vintage del, non mi ricordo di che anno, ragazzi, comunque il colore è molto simile. Questa è in pelle caviar, quindi una pelle martellata, questa invece è una pelle liscia che ricorda più il lambskin di Chanel. Come forma devo dire che questa è un pochino più grande, questa è una medium, questa è un pochino più grande rispetto alla medium e un pochino più piccola rispetto alla jumbo, quindi non c'è effettivamente una forma di Chanel. Cioè non c'è effettivamente una grandezza come questa da Chanel, cioè o un pochino più piccolina o un pochino più grande, appunto. Comunque la differenza è veramente minima e, se devo dire, entrambe sono splendide. A me questa borsa piace tantissimo. I dettagli dorati di questa mi sembrano un pochino più rose gold, mentre questo è più gold, proprio giallo, oro giallo. Sono un pochino diversi come colore del metallo e anche appunto la grandezza. La tasca dietro riuscite a vedere com'è piatta quella della Chanel originale, mentre quella fake è molto più spessa. Però ragazzi, tutto sommato, ve lo ripeto, questa borsa è comunque molto molto bella. Vogliamo vedere il prezzo? Allora, il prezzo di una nuova medium di Chanel, questa ovviamente è usata vintage ma nuova in boutique, costa oltre i 5000 euro. Questa invece l'ho pagata 32, quindi anche qui una differenza enorme di prezzo. E anche qui, se volete il vibe di Chanel ma non volete spendere un sacco di soldi, abbiamo visto che ci sono delle cose molto molto carine su eBay. Ok ragazzi, questo è tutto per il video di oggi. Fatemi sapere nei commenti se voi sareste in grado di riconoscere un originale da un fake e se siete stati in grado di farlo in questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e mettete like a questo video se vi è piaciuto. Ci vediamo lunedì con un nuovo video, ragazzi, quindi buon weekend, vi mando un bacio grandissimo, ciao!